Io sono sconvolto. Sono sconvolto perché ho scoperto che mia moglie mi tradisce con il mio migliore amico. Sono tornato a casa e ho visto Alberto, il mio migliore amico, a letto con mia moglie. E allora l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: Albè, io devo, ma te? Perché non mi risponde al telefono in ora ti chiamo? Lo so, ma ci ho avuto un casino, guarda. Allora saputo. Che cosa? Bandinelli e gli altri si sono incatenati giù a Calaluna, hanno iniziato uno sciopero della sete contro il resort, c'è già tutta la stampa schierata, Vabbè. Vabbè, ci arrivando in quest'ora ha chiesto di te. Andiamo, su. No, andate voi, avanti, 5 minuti e poi arrivo. Che 5 minuti, sindaco? Bisogna andare via subito, Con questo sole finiscono all'ospedale di sicuro e noi si finisce sui giornali di mezzo mondo, io te lo dico. E quest'ora ci fa un culo così. No, io devo mettere la macchina all'ombra, se no mi si è concepito. Macchina forza. All'ombra? Ma che sì, frega della macchina? Capito la situazione, la macchina all'ombra. Forza. L'ambizione non le manca. Mi piacciono le sfide. Lei ha lasciato una carriera di successo e avviata nella pubblicità per questa avventura imprenditoriale. Perché? Avevo voglia di rimettermi in gioco. Solo questo oppure c'entra qualcosa anche la morte di Pietro Mori? Il paradiso era una sua creatura, lei il suo più stretto collaboratore. Era il nostro sogno. Non volevo lasciarlo irrealizzato. Le indagini sull'omicidio di Pietro Mori hanno stabilito il mandante dell'omicidio Marisa Mandelli. E sua figlia Andreina è stata accusata di favoreggiamento. Non vedo questo cosa c'entra. Andreina Mandelli era la sua fidanzata all'epoca dei fatti. Il matrimonio era già stato stabilito. È una domanda? Secondo alcune fonti, Marisa Mandelli si è tolta la vita qualche settimana fa, mentre era latitante. Ne era al corrente? Non ho avuto più notizie della signora Mandelli dopo la sua fuga. Considera il suicidio della signora Mandelli una conferma del suo coinvolgimento nella morte di Pietro Mori? Vogliamo andare? Lei ha dichiarato che non ha più avuto contatti con la signora Mandelli e con la signorina Andreina. Non ha più avuto sue notizie da quando è latitante. Nessuna notizia. Un po' difficile da credere. Mi ha fatto una domanda e io le ho risposto. Vogliamo andare? Con molto piacere. Prego. Venite, venite a vedere.